This call is now being recorded. Via. Appello. Sì, buongiorno signori, ore 10:40, appello. Aresu. Presente. Cannella. Limuli. Presente. Maraventano. Presente. Nona. Presente. Pernice. Presente. Sino. Presente. Cusimmo. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Cannella. Assente. Valenti. Assente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presenti. Allora, verificata la presenza del numero legale, propongo come scrutatori i consiglieri Areso, Nona e Susino. Approvato all'unanimità. Susino per favorevoli contrari, approvato, presenti 8, approvato unanimità. Signori, a me mi hanno chiamato, chiedo scusa, sono presente. Ah, ecco, ora entra, dopo 10:42, entra il consigliere Cannella. Ok. Presenti 9. Quindi scrutatore Areso, Nona e Susino. Areso, Nona, Susino. E come nuovamente qua. Mi sentite? Sì, a posto. La presidenza non ha comunicazioni. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Sì, presidente, io volevo fare una comunicazione dando risposta a quella che era la richiesta che aveva fatto qualche giorno fa il consigliere Nona sulla villetta Peppino Impastato. Volevo comunicarvi che ho avuto modo di interloquire con l'assessore Martino, il quale mi ha detto che procede spedita la trattativa con lo IACP per il passaggio delle opere. Hanno già proceduto l'amministrazione insieme allo IACP alla quantificazione del valore dell'area, che è all'incirca di 600.000 euro. Il comune ha già le somme disponibili, quindi diciamo procedono speditamente per effettuare il passaggio delle aree. Ricordo a tutti, al presidente per primo e a tutto il consiglio, che siete tutti invitati a partecipare alla piantumazione per la riqualificazione della villetta, che avverrà il 19 venerdì alle ore 10:30. Già l'ho messo tra gli impegni per venerdì. Sono felice che lei sia presente, presidente. No, ma è soprattutto che cerchiamo di dare un aspetto, un tono diverso a questo quartiere che ne ha tanto bisogno. Va bene, io ci sarò, via, e spero che anche gli altri ci siano pure. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. E allora, andiamo con le mozioni. C'è qualche consigliere che ha... Presidente, mi scusi, sull'ordine dei lavori ci sono dei verbali da approvare.
E allora andiamo con i verbali. Sì, abbiamo tre verbali da approvare. E allora iniziamo con quello del 4 marzo. Lo poniamo in votazione per appello nominale. Allora, si passa ai verbali. Si pone in votazione il verbale del 4 marzo per appello nominale. Verbale 4 10:46. Arezzo. Cannella. Favorevole. Muli. Favorevole. Maraventano. Favorevole. Quando poi vuoi Mona. fare. Favorevole. Pernice. Consigliere Pernice, lo richiamiamo. Sino, Favorevole. Susinno. Scusate, a me è caduta la linea, non vi ho più seguito. Sì, consigliere Favorevole. Pernice, come vota? Non so cosa, È il onestamente. verbale di giorno 4. Ah, ok, favorevole, favorevole. Sì. Consigliere Susinno. Favorevole. Consigliere Tumbarello. Favorevole. Consigliere Valenti è assente. Consigliere Resu risulta assente. E allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presenti, approvato all'unanimità. Un attimo, con dottore Manfred, il consigliere Reso era scrutatore. Sì, e ora lo cambiamo, ormai la votazione è avvenuta. Va bene. E allora, sostituiamo il consigliere Reso con il consigliere Pernice, approvato all'unanimità. Favorevoli, contrari, presenti 8, approvato unanimità. Allora passiamo al verbale di giorno 15. Verbale 15. E allora pongo in votazione per appello nominale il verbale di giorno 15. Allora si pone in votazione per appello nominale. Il verbale del 15 marzo, sono le ore 10:48. Aresu. Sì, qua sono, mi era caduta la linea. È rientrato, perfetto. Come vota il verbale del 15? Favorevole. Favorevole. Cannella. Favorevole. Muli. Favorevole. Maraventano, Favorevole. Nona, Favorevole. Pernice, Favorevole. Sino, Favorevole. Susinno, Favorevole. Cumbarello, Favorevole. Valenti è ancora assente. Presenti 9, approvato all'unanimità. Approvato. Passiamo all'altro verbale. Verbale di giorno 16 marzo per appello nominale. Aresu. Favorevole. Cannella, Favorevole. Limuli, Favorevole. Maraventano, Favorevole. Nona,
Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susino. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Assente. Presenti 9, approvato all'unanimità. Va bene. Consigliere Pernice, ieri io sono stato a Piazza Giovanni Paolo II perché ci fu una piccola manifestazione per quanto riguardava Piazza, il poliziotto ucciso 30 anni fa. Emanuele Piazza. Sì, ho incontrato un signore che la cercava, che di San Giuseppe Iato, aveva dei cannoni in mano. Ma li poteva prendere lei e me li portava, presidente. No, ma erano finte. Vabbè, una battuta. No, veramente c'era una persona di San Giuseppe Iato che ti cercava. Speriamo avesse buone intenzioni, però, presidente. Malamabir. Va bene. E allora passiamo. C'è qualche consigliere che ha qualche sollecitazione riguardante qualche mozione? Che la preleviamo? No? Non c'è nessuno? Va bene. E allora, non so se è stato già discusso la mozione numero 3 a firma del consigliere Limuri, per l'istituzione del senso unico di marcia momentaneo e ad orario su via Monte San Calogero. Consigliere Limuri. No, non è stata ancora trattata. Non è stata. Vogliamo che se ne parli, consigliere? Limuri? Vabbè, comunque, consigliere Limuri, si vede che non ha un problema di otite. Comunque, voglio comunicare che parlando con l'assessore Marino. Presidente, mi scusi, il consigliere Limuri 2 minuti fa nella chat ha scritto che doveva lasciare la seduta. Va bene, va bene. Perché presidente. Presidente, io devo lasciare per un sopralluogo, grazie. Nella chat ha scritto 2 minuti fa, quindi se ora sono e 53 l'avrà scritto e 51. Mettiamo in uscita tutti e due, 50. Allora, ore 10:51 esce. Ore 10:53 esce. No. Arrivederci, buona giornata. Tante cose assortite. Presidente? Eh? Devo fare una comunicazione. Io ieri avevo comunicato del palo della luce in via Matteo Dominici che era caduto. Il problema non è stato perché era vetusto, ma perché un camion facendo manovra l'ha divelto ed è caduto sopra una macchina posteggiata. Dico, non è che ora dobbiamo aspettare le calende greche per poter sostituire questo palo in attesa di... Dico, se lei può fare una sollecitazione a tal punto. Via Matteo Domenici. Sì, al civico 30. Va bene, ora provvediamo, consigliere Rego. Sì, se ha notizie anche del verbale che ha fatto la Polizia Municipale. No, non ho alcuna notizia. Comunque adesso comunicheremo a chi di competenza di provvedere. Va a posto. Bene. Grazie, va Presidente. Bene. Io esco. Va bene. Quindi alle ore 10:54 esce Aresu, presenti 6. Quindi stavo dicendo questo per quanto riguarda la via Monte San Calogero. Mi sono sentito con l'assessore Marino e stanno cercando di
di togliere qualche albero che è di nocumento non solo all'asse viario di via Monte San Calogero, ma anche non crea nocumento ai bambini, ai genitori che escono dalla scuola Montiblei, dove c'è il marciapiede di vento. Per cui ho avuto questa notizia perché ho cercato di pressare quanto più possibile perché la via Monte San Calogero è da chiudere veramente, così quantomeno qualcuno si sveglierebbe. Allora passiamo adesso di muove. Consigliere Tumbarello, che fa? Qualche mozione che non intende... so quale è rimasta perché ne abbiamo votate un po'. Ce lo dirà il dottor Manfre quale mozione possiamo prelevare, perché io non ricordo più quale mozione è rimasta. Io vi posso dire quelle approvate. Ok. Dica. E allora, sono state approvate la mozione 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 23. Quindi possiamo prelevare la 15, non so se è mia. No, è di nona. Di nona. Poi tutte le altre sono di nona. Ah no, c'è la 23 che è... Tumbarello, Seino, Di Muvi, Cannella e Valenti. E l'abbiamo già votata, Presidente. Io comunque, vabbè, vorrei fare una proposta, se siete d'accordo. Perché a noi arrivano tuttora pareri da dare articolo 9, parere articolo 9, decentramento, che tutt'oggi prevede da parte del Consiglio di circoscrizione che deve dare parere obbligatorio ma non vincolante. Ora io vorrei aprire, come possiamo definirlo, un qualcosa che possa un po' mettere in discussione questo tipo di regolamento, perché noi abbiamo come presidenti abbiamo così presentato un emendamento perché le nostre l'articolo quando dobbiamo dare un parere che il parere sia anche vincolante, in quanto noi estendo soprattutto per alcune casi specifici, noi essendo sul territorio e quindi conoscendo le necessità, le esigenze, i pericoli, quando si presenta qualcosa del genere, il nostro parere deve essere vincolante, non che dobbiamo aspettare se in Consiglio Comunale si decidono secondo i loro e non voglio esprimermi del tutto. Che ne dite? Presidente, io personalmente penso che come segno di protesta per quella che è la volontà dell'amministrazione, del Consiglio, della Giunta, di tutti coloro che avrebbero potuto incidere positivamente sul decentramento, non lo hanno fatto, io mi asterrei dal votare qualunque parere. Sì, no, perché ma... tanto... Il BAC, Presidente, non gli importa nulla, come non gli importa, non giriamoci troppo intorno, non importa nulla delle nostre emozioni, non importa nulla dei nostri progetti, non importa nulla nemmeno dei nostri pareri. Quindi come forma di protesta potrebbe essere questo. Specificando che non ci asterremo dall'esprimere parere a tutti i pareri che ci verranno sottoposti, tanto in ogni caso per loro volontà noi dobbiamo continuare a non contare nulla, quindi quantomeno va bene, siamo noi a decidere che non vogliamo contare nulla. Questa è una mia proposta. Appoggio e sottoscrivo quanto dice la consigliera Tumbarello.
lo sottoscrivo e lo evidenzio qualora fosse possibile. Mi trovi d'accordo, e noi dobbiamo anche motivare in modo tale che chi riceve il nostro parere sa che abbiamo una nostra visione di ciò che è la politica. Va bene. Dunque, io ora ho un incontro a scuola alla Vittorio Emanuele Orlando e devo purtroppo assentarmi. Mi dispiace non poter continuare il consiglio, però ho un appuntamento con la dottoressa Filippone per un problema di dispersione scolastica, per cui io esco dall'aula. Va bene, presidente, prendo io la presidenza. Sì. Sì, buona giornata, buongiorno. Arrivederci. È un preside, la Filippone è un preside. Sì, la preside è la Vittorio Emanuele Orlando. Sì. È il dirigente scolastico, per l'esattezza, il dirigente scolastico della scuola media statale Vittorio Emanuele Orlando. Con la dirigente scolastica, dottoressa Filippone. Virginia Filippone, sì. Filippone per... trattare. Sì, infatti ci andrò con i servizi, ci andrò con i servizi sociali. Buona giornata. Presidente. Buongiorno presidente. Alle ore 11:02 dall'aula. Presenti siamo a 5. Assume la presidenza. Dobbiamo sostituire scrutatori? Sì. E allora, ora siamo 6, c'è cioè il consigliere Valenti. Il consigliere anziano Tumbarello. Alle 11:02 entra il consigliere Valenti. 11:02 entra consigliere Valenti, presenti 6. E allora, tra gli scrutatori c'è da sostituire Nona. Ok, Nona, lo sostituiamo col consigliere Valenti. Mi sostituisce. Grazie, presidente. Prego. Nona con Valenti nel collegio dei scrutatori. Lo facciamo per appello nominale o per... Sì, per appello nominale, così ci contiamo e vediamo. E allora, sostituzione Nona con Valenti. Aresu, assente. Assente. Cannella. Favorevole. Di Muli, assente. Maraventano. Assente. Nona, assente. Pernice. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susino. Favorevole. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. 1, 2, 3, 4, 5, 6 presenti, approvata all'unanimità. Ok, e quale mozione possiamo prelevare? C'è una mozione che possiamo prelevare che non abbia, che non sia firma dei consiglieri firmatari, che sia firma di consiglieri che sono presenti in aula? Io devo uscire, sì. Presidente, io devo uscire, ok? Va bene, consigliere Susino, arrivederci. Ora 11:04 esce. Consigliere Susino, presenti 5. Preleviamo una mozione. Vorrei sostituire Susino, che era... Perfetto, sostituiamo Susino con Cannella? Sì. Perfetto. Susino con il consigliere Cannella. Presenti 5, favorevoli, contrari, approvata all'unanimità, no? Considerata l'assenza del numero legale,
No, c'è ancora il numero. Siamo 5. Ah, oggi è prosecuzione, giusto, ha ragione. Perfetto, le dicevo, abbiamo mozioni che posso prelevare, possiamo prelevare, che siano a firma di consiglieri che sono presenti in aula? E dobbiamo scorrere l'ordine del giorno. Lo metto in visione? Sì, grazie. Prego. Mi dica se lo devo scorrere, così lo vado scorrendo. No, 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 non è necessario. Io credo che ci siano rimaste, però non so se lei mi può dar conferma, soltanto le mozioni del consigliere Nona. Credo che quella mia firma siano state tutte votate. La 1, regolamentazione parcheggi via Ferdinando Palasciano. Firma congiunta con il consigliere De Muli e non la prelevo. Se non la 2 è lo stesso, la 3 è di Rimini, la 4 è stata approvata, 5 è stata approvata, 6 è stata approvata, 7, 8, 9, 10, 11 sono state approvate, 12, 13 e 14 sono state approvate, la 15 è del consigliere Nona, la 16 del consigliere Nona, 17 consigliere Nona, 18, 19, 20, 21, 22 sono il consigliere Nona. E la 23 l'abbiamo già firmata, quindi non abbiamo cosa prelevare, dottor Nona. Perché non prelevare con la prima firma sua di Muli? No, perché non è corretto, non la voglio prelevare, se non è presente il consigliere Limuli non la prelevo. Ah, ok, vabbè. Pazienza, non mi pare corretto in assenza del collega. No, per dire che la possiamo votare. Sì, però io non la trovo corretto in assenza del collega, quindi dichiaro chiusa la seduta alle ore 11. Quindi, alle ore, scriviamo 11, così, 0, alle 7. Ore 11:07. Buongiorno a tutti. Verificata l'impossibilità di poter prelevare mozioni. Ho dichiarato che le mozioni che le mozioni da poter approvare da poter sono tutte a firma approvare consiglieri che risultano assenti sono a firma di consiglieri assenti. Beh, il presidente Anziano alle 11:07 dichiara chiusa 08 dichiara chiusa la seduta. Consigliere Anziano Tumbarello chiude la seduta. Va bene. 11:08. 11:08. Ci vediamo domani, che è regolarmente convocata. A domani. Arrivederci. Buona giornata, a domani.